Ministro, per quanto riguarda la ricerca clinica, quindi al centro la persona, quanto FADOI ha collaborato anche con lei proprio perché ci fosse un'attenzione alla ricerca no profit, quindi alla ricerca indipendente? Moltissimo, FADOI fa parte di molti tavoli importanti del Ministero della Salute, abbiamo costruito insieme anche parte di quello che è stato il DDL Lorenzin, quindi all'interno ci sono state molte cose che sono nate dall'ascolto delle società scientifiche e del mondo della ricerca in Italia. Abbiamo semplificato ovviamente l'accesso alla ricerca indipendente, abbiamo diminuito i comitati bioetici che era uno dei problemi principali per gli strumenti di ricerca, abbiamo reso brevettabili le scoperte della ricerca indipendente, abbiamo lavorato sul fast track, abbiamo fatto tante cose in questi anni, oltre ovviamente alla nuova norma sui ricercatori biomedici, tutto per agevolare la ricerca indipendente e la ricerca in genere nel nostro paese, che come dico spesso è il petrolio di questa nostra Italia che ha la conoscenza, nel senso proprio della sapienza nel proprio DNA e nell'impact factor delle sue università. E quello su cui dobbiamo lavorare, sulle nuove sfide, è come questo avanzamento tecnologico così importante, penso all'intelligenza artificiale, che ci regalerà ovviamente qualità di vita migliore dal punto di vista delle scoperte, dell'elaborazione, della ricerca, è un grande strumento, però è uno strumento che dobbiamo anche imparare a gestire, perché è una trasformazione epocale anche dei processi organizzativi del nostro sistema di vivere quotidiano, che richiede anche delle riflessioni e la capacità di guidare questi processi e non solo di esserne guidati.